Io alle 11:30 devo andare, c'è una partenza stampa. Prego. Perché purtroppo ho un impegno alle 11:45. Stando, così, ma su una rapida riflessione su quello che è la possibile Bernoulli, bisogna iniziare a smettere, bisogna smettere di cercare di sanare errori insanabili. È uno, un po' come la faccenda delle paratie, il pretendere di cancellare quel disastro. È stato fatto, la cosa opportuna è dimenticare il passato e cercare di fare il meglio nella situazione in cui ti trovi. Non voglio fare polemiche sulle paratie, anche perché non è il tema. Smetterla di guardare indietro, ma anche cercare di capire cosa è insanabile. Cioè, il progetto delle paratie era demenziale fin dalla genesi e le conseguenze sono state queste, è stato gestito nell'ultimo quinquennio in una maniera ancora più demenziale. Autosilo Valmulini. È stato finanziato e costruito quando si sapeva che l'ospedale se ne sarebbe andato. Di cosa stiamo parlando? È un errore tragico che è stato commesso dall'amministrazione di centrodestra, dove anche qui, con poco senso pratico, si è cercato di affrontarlo nell'ultimo quinquennio. Ma proprio perché su Google, se metto la parola Lucini e Valmulini, registro una serie di fallimenti storici dettati da un approccio demagogico, le macchine fuori dalla città. Vi faccio solo una riflessione. C'era un dirigente di CSU che disse, il presidente di CSU all'epoca, perché non era in auge, che disse: se dovesse chiudere la Ticosa e tutti quei parcheggi che c'erano e il Valmulini non dovesse riempirsi, abbattiamolo. Guardate, non ne possiamo rifare un utilizzo. Adesso non mi ricordo se il termine o il verbo può abbattere, ma vuol dire che proprio non c'è speranza. La verità è che se si vuole far funzionare quell'autosilo, l'unica speranza concreta, reale, al di là delle chiacchiere, è questa benedetta cittadella sanitaria o della salute, come la vuoi definire. Il resto è assoluta noia. Casomai andrei a discutere di quelli che possono essere i costi di manutenzione, di come fare a limitarli, ed era un approccio, penso, pratico, che ho portato più volte in consiglio comunale. Ma ci è stato detto che è una struttura che va assolutamente rilanciata. Quando non è rilanciabile, 10 secondi, è inutile continuare a cercare di fare provvedimenti che non possono funzionare, e si è visto. Quindi,